l'ex dogana a Treviso non evita il caos, traffico, le code anche di 3 ore, intervento dei vigili urbani, l'ULS decide di raddoppiare l'orario dell'attività e di dedicare le mattine agli under 18. Tra le cause del caos, secondo l'ULS, molti genitori e troppi bimbi mandati a fare i tamponi dai pediatri. I medici rispondono, obbligati per legge. Il direttore generale dell'ULS 2 rincara la dose, mancata la loro disponibilità a risolvere la situazione. Intanto l'ipotesi di eseguire i tamponi in classe proprio per evitare i disagi vede l'ufficio scolastico provinciale disponibile, ma in attesa di Roma. Il dirigente Sardella dice serve l'ok del ministero. Doppio colpo di abitazione a Cavrie di San Biagio di Calata, con gli inquilini presenti là riescono a razziare denaro e gioielli, le vittime incredule. Regionali, tra i nuovi consiglieri eletti con la lista Zaia Stefano Busolin per una manciata di voti, battaglia sofferta, un rapporto in regione alla mia esperienza. Valutaggio a Castelfranco, viabilità e parcheggi, trasporto pubblico, sanità sono i temi sui quali i cittadini chiedono risposte agli sfidanti del 5 ottobre, Stefano Marconi e Sebastiano Sartoretto. Un dissuasore di velocità letteralmente divelto dalla strada, Riese Pio X, indagano i carabinieri, ma c'è anche chi esulta per l'odiato dosso tolto dalla carreggiata. Temporali rovesci anche intensi, arrivo nelle prossime ore in Veneto, la protezione civile regionale decreta lo stato di attenzione fino a sabato. Telespettatori di Antena 3, buonasera e ben ritrovati l'edizione di Treviso dei nostri telegiornali. Dunque, questa mattina ha preso il via la soluzione dei tamponi nella nuova location, l'ex dogana di Treviso, e da subito si sono create lunghissime code di auto. Non sono mancati dunque i disagi, code anche di 2-3 ore e tra i cittadini in attesa anche tanti genitori con i figli da sottoporre al test. Primo giorno di tamponi, modalità drive-in negli spazi dell'ex dogana di Treviso, con lunghe code di auto in fila già prima delle 8. La colonna di vetture a metà mattina arrivava fino alla Noalese, con i conseguenti disagi al traffico anche in direzione degli spazi doganali della città. Attese anche di 2 ore, ci raccontano i cittadini, a bordo dei propri mezzi prima di arrivare sotto il grande tendone allestito per effettuare il test. Il medico, visto che siamo stati un po' a contatto con qualcuno in altre regioni, che è meglio, ci ha detto è meglio farlo, e lo facciamo volentieri. Ieri abbiamo già fatto una fila di 2 ore e mezza, praticamente alle 12:50 ci hanno bloccato prima a 50 metri dall'entrata. Secondo tampone di controllo, ieri sono stati a Treviso, lì all'ospedale. Oggi ci hanno mandato qui. In coda anche tanti genitori con figli a seguito arrivati all'ex dogana con la prescrizione del pediatra, che ha disposto il tampone per sintomi sospetti. Perché ha avuto un po' di raffreddore e per ritornare all'asilo bisogna fare tampone. È abbastanza problematico perché bisogna perdere un giorno di lavoro per fare questa cosa. Però spero tanto che al più presto si risolve tutto. Il tampone più veloce, o magari che lo fanno direttamente a scuola, all'asilo. Questo papà, in attesa dalle 8 con i suoi 2 figli, lamenta il fatto che per riammettere a scuola i bambini dopo l'assenza sia necessario compilare un modulo nel quale si attesta che lo studente non ha accusato nessuno dei tanti sintomi elencati. Con un po' di tosse o con un po' di raffreddore, apriti cielo. Allora vai dal pediatra, il pediatra dice... tampone, perché? Perché sul modulo che noi dobbiamo compilare per la scuola c'è scritto che i bambini, se li rimandiamo a scuola, non devono aver avuto il raffreddore, congiuntivite, diarrea, tosse, mal di gola, le chiare e normali malattie di stagione. Mi fai dichiarare sotto la mia responsabilità civile, penale, devi morire praticamente, che il bambino non ha avuto niente. Una situazione, dice l'uomo, che si ripeterà nel corso dell'autunno e dell'inverno. I bambini fra una settimana avranno di nuovo il raffreddore, la tosse, la congiuntivite, e noi ci troviamo qua. Cosa facciamo? Non li portiamo più qua, perché non faccio fare un tampone a un bambino di 9 mesi, di 2 anni, di 3 anni, con un tampone su per il naso una volta a settimana. Tra poco sentiremo allora cosa dicono i pediatri su questo, prima però vediamo allora come l'ULS corre ai ripari per risolvere questa situazione, e oggi era presente proprio il direttore generale dell'ULS 2 Benazzi, che ha parlato anche della questione pediatri. Sentiamolo.
Scuote la testa e impugna il telefono il direttore generale dell'ULS2 Benazzi in sopralluogo alla nuova area tamponi quando è quasi l'una. Ancora ci sono lunghe code, in auto mamme sfinite, bambini fin troppo bravi ad aspettare. Occorre fare di più e così da domani l'orario raddoppia. Accesso diretto dalle 7 alle 19, dal lunedì al sabato, mentre la domenica la chiusura resta alle 13. Ma dal momento che l'emergenza è provocata dal massiccio invio a sottoporsi al test di bambini e ragazzi, dalle 7 alle 12 potranno sottoporsi al tampone solamente gli under 18. Da mezzogiorno in poi test accessibile anche agli adulti. In modo tale da garantire ai bambini una velocità di esecuzione e soprattutto di non aspettare troppo, perché i minori che stanno in macchina chiaramente possono avere anche, come dire, star male, oppure evidentemente tenere un bambino chiuso in un'auto non è il massimo, per cui ci scusiamo, ci stiamo riorganizzando in tal modo, avendo saputo che i pediatri non hanno nessuna intenzione di fare i tamponi loro. Tra direzione dell'US2 e pediatri a gelo, il direttore lascia chiaramente intendere che è la mancata disponibilità dei pediatri ad aver causato questa situazione. Io non voglio far polemica, non lo vorrò fare mai, dico solo che, visto che c'è questa situazione, è il sistema sanitario nazionale e quindi il pubblico, quindi l'igiene pubblica, quindi l'ospedale, ha dovuto riorganizzare il sistema e lo stiamo facendo. Tengo a precisare che fino all'altro ieri tenevamo botta senza problemi, avevamo 400 massimo tamponi al giorno qui a Treviso. Oggi ormai stiamo sfiorando i 700. Orari raddoppiati anche negli altri distretti, nei nuovi punti tamponi che saranno allestiti la prossima settimana dal Tivole, all'ex velo di Via Piave e alla Zoppa Sarena, a Conegliano. A Oderzo l'area messa a disposizione dal comune è quella dell'ex foro boario, ma in quel caso l'orario rimarrà sempre 7.13. L'altra faccia della medaglia è che a meno di 10 giorni dalla riapertura delle scuole le classi in quarantena sono già 21. Questo è un impatto che significa arrivare nel giro di poco tempo al lockdown delle scuole. Per evitarlo l'ULS è determinata a fare i tamponi in classe, risparmiando la quarantena ai negativi. Stiamo ragionando, venerdì noi abbiamo un CESP che è il nostro comitato, andremo a creare un protocollo e poi chiederò alla professoressa Sardella di poterlo attuare immediatamente, in modo tale da entrare nelle classi ed evitare la chiusura delle classi. E fra poco sentiremo anche cosa dice il dirigente dell'ufficio scolastico provinciale. Prima però dicevamo, i pediatri, avete sentito la rabbia, la polemica un po' del direttore generale dell'ULS 2 Marca Trevigiana, ma anche poi la polemica e la rabbia delle famiglie per i tamponi a cui devono sottoporre i figli per i sintomi sospetti. Bene, Franco Pisetta, segretario regionale della Federazione Italiana Medici Pediatri, in collegamento nella nostra diretta, aveva spiegato come i pediatri, in presenza di sintomatologia compatibile con il Covid, debbano per legge prescrivere il tampone. Allora sentiamo le sue parole nella nostra edizione straordinaria. Consistono nel fatto che nel caso che ci sia un bambino con dei sintomi sospetti, deve subito comunicarlo al pediatra e il pediatra decide se fare o non fare il tampone. Il problema qual è? Il problema è che i sintomi sospetti sono praticamente tutti i segnali, tutti i sintomi che normalmente tutte le più banali infezioni che un bambino durante l'anno può prendersi manifestano. Però la diagnosi differenziale fra un'infezione da Covid e un'infezione di un qualsiasi altro virus è impossibile clinicamente. E quindi l'indicazione che viene proprio dalle linee guida sono che tempestivamente il pediatra deve richiedere il tampone per distinguere in maniera immediata se si tratta di Covid o di non Covid. Il pediatra prende atto dei sintomi e se sono sintomi che sono ritenuti sospetti in base a delle normative, delle procedure precise, sono delle procedure alle quali il pediatra è obbligato a tenersi, perché sono procedure che sono previste da un DPCM. Quindi la prima cosa che viene fatto di fronte a un sintomo sospetto, il pediatra non è che può, deve chiedere immediatamente l'esecuzione di un tampone. Questa è la parola dunque dei pediatri. Ma allora torniamo a quell'altra ipotesi, come diceva il direttore generale Benazzi, per evitare quello che potrebbe essere lo scenario peggiore, cioè il lockdown delle scuole, perché se il ritmo delle quarantene è questo, potrebbe esserci questo scenario, cioè quello di fare i test a scuola. La risposta del ex provveditore, del dirigente scolastico provinciale Barbara Sardella, lo sentiamo appunto nel prossimo servizio, parla anche delle nomine dei docenti per coprire i posti vacanti, altro tema importante.
Pronta ad attivarsi per mettere in pratica i tamponi in classe, ma solo quando il Ministero darà il via libera, l'idea dell'ULS 2 di eseguire i tamponi a scuola così da non dover imporre la quarantena a intere classi trova d'accordo Barbara Sardella, dirigente dell'ufficio scolastico provinciale, ma le linee guida al momento, dice, non lo prevedono. Siamo assolutamente disponibili a questa soluzione perché appunto ci evita di mettere in quarantena diverse classi, che appunto più si va avanti verso la stagione invernale più forse c'è appunto il rischio che si moltiplichino casi. Però al momento, e quindi io sono pronta a chiedere anche l'eventuale autorizzazione, a chiedere ai dirigenti scolastici di acquisire l'autorizzazione da parte dei genitori per far fare tamponi in classe, però finché non abbiamo diciamo il benestare, quindi da parte del Ministero, non possiamo discostarci da quelle che invece sono le linee guida nazionali, che stabiliscono appunto la quarantena per l'intera classe in presenza di un caso positivo. Ufficio scolastico impegnato tra venerdì e lunedì nelle nomine dei docenti ancora mancanti, uno dei principali problemi di questo inizio di anno scolastico. La situazione, dice Sardella, sta via via risolvendosi. E devo dire che possiamo ritenerci abbastanza soddisfatti, perché su circa 2.800 posti vacanti siamo arrivati a conferire circa 2.040 supplenze. I posti che sono rimasti vacanti sono ancora ad oggi i posti di sostegno. Però possiamo anche dire che faremo una seconda tornata di nomine, quindi riusciremo a convocare per i posti di sostegno i docenti che sono inseriti nelle graduatorie per posto comune, e quindi speriamo e contiamo insomma che a questo punto si riescano a coprire la maggior parte dei posti ancora rimasti vacanti. Dato sul tema dei tamponi in classe, su questo argomento è un'importante notizia di questo pomeriggio che il ministro della Salute Roberto Speranza ha aperto all'utilizzo dei test antigenici già in uso negli aeroporti anche nelle scuole. Dopo circa un mese di utilizzo di questi test, ha detto Speranza, i risultati sono incoraggianti e la valutazione del Ministero della Salute è che si possano iniziare a utilizzare anche fuori dall'aeroporto, quindi il tema delle scuole va esattamente in questa direzione. Avere più test antigenici e più test molecolari a disposizione, ha aggiunto, ci mette nelle condizioni di poter affrontare meglio anche questa partita. Quindi l'ok, il via libera del Ministero atteso dall'ufficio scolastico provinciale potrebbe arrivare appunto a breve, quindi potrebbe essere una svolta. Chiudiamo la pagina sulla questione Covid e i suoi riflessi con la tabella del report regionale dell'azienda Zero come ogni giorno, per dirvi che nel pomeriggio 4 casi positivi in provincia di Treviso, quindi un numero basso, fortunatamente molto basso rispetto agli altri province, vanno ad aggiungersi ai 26 registrati questa mattina, per un totale dunque di 30 casi positivi nella nostra provincia nelle 24 ore. Nonostante appunto questi dati bassi, la provincia di Treviso, come vedete, resta quella con il più alto numero di casi attualmente positivi, cioè 805. Non si sono registrati decessi nel corso delle 24 ore. Adesso invece parliamo di un'altra piaga post lockdown, l'abbiamo raccontato già diverse volte nei nostri telegiornali, cioè i ladri in azione e sempre più spregiudicati, ladri che ormai entrano in azione anche con la gente all'interno delle abitazioni, sembra ormai un modus operandi che si ripete ed è avvenuto a Cavrie di San Biagio di Callalta. Via Zanin, presa di mira dai ladri che stanotte hanno fatto irruzione in due case. Non se ne sono nemmeno accorti al civico 22, l'amara scoperta quando sono saliti in camera dopo aver guardato la TV verso le 23:30. Io devo ancora fare mente locale, sinceramente. Non... Mio marito, quando è andato a letto, mi chiama e abbiamo visto la stanza da letto tutta quanta sottosopra. Incredulità e sconcerto, specie per le modalità. Hanno fatto tutto in silenzio, andando a botta sicura, aprendo cassetti, armadi nelle due camere da letto. Al momento non mi sembrava neanche, perché l'hanno fatta anche in maniera ordinata, diciamo. Hanno aperto tutto. Sì. E hanno messo tutte queste scatole dove io tengo l'oggettistica, l'oro, i ricordi vari che loro hanno trovato sopra il nostro covò.
e tutto sopra il letto. E poi questa mattina un conoscente ha trovato la federa del cuscino in un campo dietro le case, usata per raccogliere gli ori e la bigiotteria e poter fare la cernita del bottino lontani dalle abitazioni. Si sono saliti con la scala, hanno rotto la zanzariera, hanno tirato su la persiana e hanno rotto un po' anche la finestra, si vede sforzando. E niente, no, io ancora non mi rendo conto qua. Stamattina la denuncia ai carabinieri insieme alla vicina di casa, la prima volta che subiscono un furto. Ora l'idea è quella di mettere delle telecamere. Più che paura ti mettono quest'ansia un po' così. Torneremo alla cronaca fra poco, torniamo però adesso, apriamo una veloce pagina sulla politica, di nuovo le elezioni regionali, mentre Luca Zaia prepara la squadra di giunte, c'è cioè il Toto Giunta evidentemente, c'è anche la squadra dei nuovi consiglieri regionali. Tra questi, con la lista Zaia, l'ex presidente di Ascotrade Stefano Busolin, che è arrivato a Palazzo Ferrofini davvero al photo finish. Effettivamente è stata una partita difficile, è stata una notte molto, molto complessa e il giorno dopo di speranza, direi soprattutto, però insomma alla fine è andata bene. Sorride ora il neo consigliere regionale Stefano Busolin, eletto tra le file della lista Zaia, ma le ultime ore sono state a dir poco concitate, in attesa della vittoria arrivata al photo finish. 4.908 voti per Busolin contro i 4.901 del consigliere uscente Nazareno Gerolimetto, a dividerli appena 7 preferenze. Ma le vittorie sono tutte sofferte, l'impegno è massimo per tutti, quindi a causa di 2 seggi che hanno tardato il resoconto finale. I seggi a cui fa riferimento Busolin sono quelli di Treviso e Cisone, dove a causa del voto disgiunto non si era riusciti a finire lo spoglio, rendendo necessario il riconteggio delle schede in tribunale. Per Busolin ora inizia una nuova avventura a Palazzo Farrofini. Io porto 20 anni di esperienza, 20 anni di vicinanza ai miei concittadini trevigiani. L'ultima battuta riguarda i presunti mal di pancia che ci sarebbero all'interno del carroccio tra i candidati della lista Zaia e quelli che hanno corso con il simbolo della Lega. Non mi pare che ci sia un conflitto particolare, ovvio che la campagna elettorale porta con sé anche tensioni, ma d'altra parte la campagna elettorale per sua natura è una gara, si gioca tutti contro tutti, ognuno lavora per vincere e quindi è normale che si alzino anche un po' i toni. Voglio ricordare che la Lega è sempre stata una grande famiglia, è una grande famiglia e quindi in Consiglio regionale i Veneti troveranno un gruppo forte, compatto, coeso, con un grande presidente che li conduce. E poi il ballottaggio a Castelfranco, lo sappiamo, tra Stefano Marcone e Sebastiano Sartoretto il 5 di ottobre. Cosa chiedono agli due sfidanti i cittadini di Castelfranco? Sentiamoli. Abbiamo una viabilità molto complicata che rende anche un'aria poco respirabile e credo che dobbiamo veramente ragionare tutti per migliorare in questo senso. Direi che sanità, soprattutto trasporti e relazione tra il territorio siano tra le cose che sostanzialmente bisogna in qualche modo incentivare e fare. Molti studenti sono da fuori e frequentano le scuole qui a Castelfranco e per mia esperienza e anche quella di alcuni miei conoscenti, insomma, l'esperienza servirebbero più mezzi. Non è esatto ottimale, ecco. Sono un commerciante e quello che mi auguro è che non venga, diciamo, chiusa la piazza perché la gente ha bisogno del parcheggio e noi commercianti abbiamo bisogno del parcheggio. Che ci sia più bisogno di occuparsi delle persone più che dei sanpietrini. Cioè, le persone, capito? Le persone. Idee e spunti che i castellani propongono e rivolgono ai due sfidanti, il sindaco uscente Stefano Marcon del centrodestra e Sebastiano Sartoretto del centrosinistra, che si preparano al ballottaggio per questa tornata elettorale che ha riservato anche sorprese tra i giovani candidati, come la lista Punto d'Incontro, costituita da giovanissimi, tutti under 25, che ha ottenuto il 6,7% delle preferenze, sorpassando il Movimento 5 Stelle. Giovani che non si fermano a guardare, che ribadiscono la loro voglia di partecipare. C'è da portare avanti tutte le proposte, tutti i progetti che sono stati proposti in questo periodo durante la campagna elettorale. È finita la campagna elettorale, ma non ci si ferma. E poi a Chiarano, dove come sappiamo da ieri è tornato un sindaco dopo il commissariamento.
L'anno scorso ci aveva provato, unica lista la sua, ma non era stato raggiunto il quorum e a Chiarano era arrivato il commissario. Dopo un anno Stefano De Pieri ci ha riprovato, questa volta tra le liste e con il 43,29% si aggiudica lui la poltrona di primo cittadino. I due sfidanti, Lara Carbonere con la lista Lara Sindaco, si ferma al 20,48%, Marco Vescovi, lista Vescovi Sindaco, al 36,23%. L'anno scorso è stato un problema puramente tecnico per una manciata di voti. Quest'anno la vittoria è piena, visto che abbiamo, tra virgolette, politicamente combattuto con altre due liste agguerrite. Dobbiamo ricominciare da zero, ci spiega il sindaco. Il piano triennale delle opere è quasi vuoto, il commissario ha fatto un buon lavoro, ma semplice amministrazione. Tocca a noi reinventarci il comune e portarlo a un nuovo sviluppo. Fra le priorità, la scuola. Ovviamente abbiamo il nostro programma, le priorità sicuramente sono la verifica della situazione dell'ex base NATO, risolvere il problema del trasporto scolastico e di mettere in sicurezza le scuole e poi tutto il resto. Torneremo a parlare di cronaca subito dopo la pubblicità. Rieccoci in studio in diretta, ripartiamo dalla cronaca. Allora, da Motta di Livenza, l'ennesima truffa dello specchietto, stavolta vittima un pensionato di 80 anni. Qualche giorno fa, mentre si trovava al volante della sua auto, è stato coinvolto nell'ormai noto raggiro. Un 27enne pugliese con precedenti ha finto un contatto tra la sua vettura e quella dell'anziano, facendosi consegnare ben 400 euro in contanti come risarcimento per il presunto danno. Il pensionato si è reso conto poi successivamente di quanto accaduto, ha avvertito i carabinieri e i carabinieri sono riusciti in pochi giorni a risalire al responsabile, ora denunciato. E chissà che se verrà denunciato il vandalo o i vandali che invece hanno divelto letteralmente un dissuasore di velocità, un dosso da una carreggiata a Riese Pio X. Ci sono indagini dei carabinieri, c'è anche qualcuno qui in paese che invece lo vede come una buona azione. Se so chi è stato, le pago anche la cena. Il signor Ferronato, calzolaio di Riese Pio X, riassume con l'ironia del caso il pensiero di molti che, passando in via Rosina, hanno forse maledetto più volte il dissuasore di velocità che da un paio di giorni è scomparso. Una bravata con ogni probabilità sulla quale i carabinieri stanno indagando, quella di togliere il dosso che era in prossimità del passaggio pedonale proprio per limitare la corsa dei veicoli che sfrecciano davanti alla struttura sportiva frequentata da giovani. Infatti dalla cittadina la richiesta all'amministrazione è quella sì di avere dei dissuasori a tutela della sicurezza, ma simili a quelli che sono davanti alla scuola. Gli amministrazioni si mettono in testa che non sono regolari, perché l'unico regolare che c'è qua nella zona è quello davanti alle scuole elementari di Spinato. Ma diciamocelo, questo dava fastidio a molti. A molti dava fastidio perché ogni volta che tu passi ti tocca fermarti, rompi le macchine e anche i vicini di casa si lamentano, ma non qua, dappertutto, e quindi non sono regolari. Allerta meteo da oggi pomeriggio fino alle prime ore di sabato. Si alterneranno fasi di tempo instabile o perturbato con precipitazioni a tratti estese sulle zone centro-settentrionali, dove saranno probabili quantitativi anche consistenti e abbondanti. Sono previsti anche temporali con possibili rovesci intensi, specie sulle zone centro-settentrionali. Per questo il centro funzionale decentrato della Protezione Civile ha dichiarato lo stato di attenzione per criticità idrogeologica fino appunto a sabato 26. Inaugurata oggi a Conegliano la mostra dedicata al gesto eroico del vice brigadiere dei Carabinieri Salvo D'Acquisto nel 77esimo anniversario della sua morte. Il 23 settembre 1943 un attentato provocò la morte di alcuni soldati tedeschi a Palidoro, territorio la cui stazione dei carabinieri era guidata dal vice brigadiere Salvo D'Acquisto. Come rappresaglia scattarono rastrellamenti durante i quali vennero catturati 22 cittadini della zona, tra loro anche lo stesso comandante. Portato nella piazza principale del paese, durante l'interrogatorio sostenne l'innocenza degli altri ostaggi, che vennero comunque condotti davanti al plotone d'esecuzione, dove però il vice brigadiere offrì la sua vita in cambio degli altri cittadini. 77 anni dopo, lo stesso giorno a Conegliano, la sezione dell'Associazione Nazionale Carabinieri ha inaugurato una mostra dedicata al gesto eroico di D'Acquisto. La mostra sarà incentrata sulla figura cardine per la storia dell'arma del vice brigadiere Salvo D'Acquisto.
militare che ha incarnato quelli che sono i principi propri di ogni singolo carabinieri, mettendoli in pratica, offrendo la sua vita proprio a difesa dei suoi cittadini. In mostra una ventina di tableau e diverse foto d'epoca. Riusciremo appunto a capire l'importanza della coniugazione dei principi militari con lo spirito cristiano del brigadiere. Saranno altresì presenti, come punti di interesse, dei riferimenti storici materiali, tipo la divisa del vicebrigadiere d'acquisto, una delle divise del brigadiere d'acquisto. La mostra, che sarà aperta fino al 15 ottobre, giorno della nascita del vicebrigadiere, è allestita in via Colombo, al cosiddetto Biscione, spesso alla ribalta della cronaca per episodi di microcriminalità. Grazie al posizionamento sia dell'Associazione Nazionale dei Carabinieri sia anche della biglietteria della MOM, è stata in un certo qual modo rivalutata nel corso di questi mesi. Adesso le notizie dal Bellunese. E partiamo con una notizia di cronaca che riguarda sia Belluno che la provincia di Treviso per il dramma, la tragedia di un 58enne autotrasportatore di Mareno di Piave. Che è morto nel primo pomeriggio per un stroncato, da quanto sembra, da un malore all'interno del suo camion. È successo a Borgo Valbelluna. L'intervento appunto dei carabinieri insieme ovviamente ai sanitari del SUEM dopo le segnalazioni di chi aveva visto appunto questo 58enne di Mareno di Piave che si trovava all'interno della cabina. Purtroppo non c'è stato nulla da fare, dunque stroncato da un malore all'interno del suo camion, un 58enne di Mareno di Piave a Borgo Valbelluna. Adesso le elezioni, il prefetto di Belluno ha confermato con propri decreti i commissari prefettizi per la gestione provvisoria dei comuni di Lozzo di Cadore e Voltago a Gordino. A Lozzo di Cadore arriva il viceprefetto aggiunto Andrea Celsi, mentre a Voltago a Gordino sarà Antonio Russo a leggere l'amministrazione comunale. Per Lozzo la nomina si è resa necessaria perché all'appuntamento elettorale, come sappiamo, non si è presentato alcun candidato a Voltago a Gordino. Al contrario, l'unica lista in corsa è stata battuta dal quorum. I commissari prefettizi resteranno in carica sino alle elezioni amministrative in programma nel 2021. Adesso l'importante sopralluogo dei tecnici del Comitato Provinciale VIA, valutazione impatto ambientale, sui luoghi dove dovrà sorgere il nuovo impianto di risalita Sondei Prade Baide Dones a Cortina e che ha sollevato, come sappiamo, le proteste del mondo ambientalista. Il ministro Sergio Costa ai nostri microfoni ha detto che occorre bilanciare l'esigenza di uno sviluppo economico alla necessità di tutela ambientale. Un sano controllo e un po' di buon senso da parte non solo del territorio ma anche della fase progettuale esecutiva, che non è soltanto quella astratta sulla carta, credo che possa risolvere finalmente il problema. Bilanciare l'esigenza di sviluppo economico sportivo alla necessità della tutela ambientale, il ministro Sergio Costa tende una mano agli ambientalisti che sono sul piede di guerra per gli interventi in corso sulle Tofane per i mondiali di sci 2021. Sono eventi importanti che pongono il paese Italia in una prospettiva mondiale e che quindi servono al paese Italia. Questo va riconosciuto come fonte. È chiaro che vanno mitigati. Tutto ciò che attiene alla progettazione concreta, dice Costa, deve essere compatibile con il territorio. Intanto sui luoghi dove sorgerà il nuovo impianto di risalita Sondei Prade, Baide Dones a Cortina, si è svolto il sopralluogo dei tecnici del Comitato Provinciale per la valutazione di impatto ambientale. Si tratta della cabinovia prevista per le gare di mondiali 2021, per la quale erano state richieste alcune integrazioni per preservare il biotopo vicino alla stazione di Valle, il biotopo e la torbiera che si trovano nelle vicinanze della stazione di Monte dell'impianto. Sono stati verificati tutti gli aspetti per i quali erano state chieste integrazioni e constatato il rispetto delle prescrizioni per quanto riguarda gli aspetti di carattere ambientale, i tecnici provinciali hanno dato il via libera alla cantierizzazione. Dal canto suo il ministro ha auspicato un tavolo di confronto fra il mondo ambientalista e il mondo produttivo. Si può fare, lo stiamo già facendo, il ministro dello sport Spadafora lo sta facendo, ovviamente insieme alla regione. A Belluno adesso, dove la giunta si appresta a portare il prossimo consiglio comunale la delibera sullo sconto delle tariffe Tari 2020. Sconto del 25% sulla quota variabile della Tari 2020 per le attività economiche costrette alla sospensione o peggio alla chiusura a causa dell'epidemia da Covid-19. L'assessorato al bilancio di Palazzo Rosso appronta la delibera che sarà portata per l'approvazione alla riunione del prossimo Consiglio Comunale.
È un provvedimento che si aggiunge ad altri provvedimenti già assunti nel corso di quest'anno per aiutare le attività commerciali e produttive che sono state chiuse a causa del lockdown. Il Comune in pratica riconoscerà 3 mesi di mancata produzione dei rifiuti dovuta proprio alla chiusura forzata delle attività commerciali. Questo incentivo, questo aiuto da parte del Comune peserà sulle casse comunali, sul bilancio del Comune per 170.000 euro che vengono coperti con apposita variazione di bilancio che arriverà in Consiglio Comunale insieme a questo provvedimento. Confermate per il 2020 le identiche tariffe Tari del 2019. L'intervento di Palazzo Rosso si aggiunge alla cancellazione per diverse mensilità della COSAP e alle agevolazioni per gli ampliamenti e l'occupazione del suolo per i locali pubblici, oltre alle proroghe dell'imposta di soggiorno, dell'IMU e dell'imposta di pubblicità. Continueremo a studiare vari provvedimenti di aiuto, naturalmente nel solco di quanto ci è consentito, in quanto la materia tributaria non è completamente libera, non è completamente nelle nostre mani e quindi dobbiamo muoverci laddove questo ci è possibile. È tutto, vi lascio al meteo, grazie per averci seguito, arrivederci. Benvenuti al meteo. Un'intensa perturbazione atlantica raggiunge l'Italia investendo anche il nostro territorio. Il dettaglio di giovedì 24 settembre. Sul Veneto al mattino sarà ancora in genere asciutto, a tratti soleggiato. Con il passare delle ore però andrà progressivamente peggiorando con precipitazioni via via più estese. Rovesci anche temporaleschi in intensificazione entro sera. Attenzione a possibili fenomeni anche forti. Temperature minime fino a 16 gradi, massime invece tra i 21 e i 25 gradi all'incirca. Ci spostiamo ora sul Friuli Venezia Giulia, anche qui inizialmente più sole, poi temporali più diffusi e intensi, specialmente dalla sera con possibili grandinate e nubi fragili. Temperature minime tra 15 e 19 gradi, massime invece sui 22-24 gradi. Infine uno sguardo alla situazione del Trentino Alto Adige. Dalle ore pomeridiane tempo perturbato con piogge un po' dappertutto, localmente intense. Temperature minime sui 12-13 gradi, massime in calo sui 22 gradi all'incirca. Dal meteo di Antenna 3 per ora è tutto, grazie per l'attenzione e arrivederci al prossimo aggiornamento.